Arriva Natale e in tutte le famiglie c'è la rincorsa a organizzare il pranzo del 25 dicembre, ma il grande dilemma è Pandoro o Panettone. Lo abbiamo chiesto a Licia Colò e Andrea Monda, volti noti di TV 2000 e della televisione italiana, e soprattutto appassionati avvocati di Pandoro e Panettone. Pandoro o Panettone? Gli italiani si dividono così, chi pro Pandoro e chi pro Panettone. Io? Pandoro tutta la vita. Mi sembra che si possa dire che il panettone vince sul Pandoro per una serie di motivi. Innanzitutto una tradizione più ampia, più antica, una sfumatura di dolci, di gusto, di dolcezze più varia e poi anche direi un tocco di magia. Il panettone uvetta, canditi, insomma non è che mi faccia impazzire, anche se mi piace anche quello, ovviamente, ma il Pandoro è un'altra cosa. Il panettone si presenta rispetto al Pandoro che è uniforme, quella cosa lì, sempre uguale, il panettone invece contiene un segreto, c'è un mistero dentro il panettone, questa montagna e questa massa lievitata che tu apri e scopri che è farcita di altre cose, colorate per giunta, la frutta candita, per cui mi sembra veramente di entrare dentro una favola, questa montagna che nasconde un tesoro. Soffice, ricoperto di zucchero a velo, mi ricorda un po' le nostre Dolomiti quando sono ricoperte di neve, e poi morbidoso al punto giusto, anche la marca fa la differenza, però non ve lo dico, e chi dice che ingrassa chi se ne importa, almeno sotto Natale godiamoci il dolce delle nostre vacanze, poi alle diete penseremo dopo. Il Pandoro deve essere morbido al punto giusto, dolce al punto giusto e deve piacerci. Questo accende la fantasia e nel Natale, che è la festa della famiglia, direi che questo tocco di fantasia e di magia fa pesare, insomma, il piatto della bilancia tutto a favore del panettone. Ma se me lo dicevi prima! Se me lo dicevi prima! Come prima? La mostra Gente d'altri tempi è un tributo che 50 grandi fumettisti, illustratori e artisti italiani hanno voluto fare ad Enzo Iannacci. Abbiamo chiesto a ciascun autore di rappresentare ciascuno una canzone diversa di Iannacci e quello che ne esce è un pantheon stralunato di personaggi e di storie che il grande cantautore milanese sapeva raccontare con la poesia attraverso le sue canzoni. Ogni disegnatore è riuscito a trovare la chiave della canzone di Iannacci, quello che ci rimane, cioè un piccolo insegnamento per vivere la storia che capitava in quel singolo pezzo e superarle. Fino al 15 gennaio si può visitare la mostra, il 1 febbraio le opere, tutte donate gratuitamente dagli autori, saranno battute all'asta e i proventi destinati all'accompagnamento sociale delle persone senza dimora e dei venditori di scarpe e tennis.